sporco, sconveniente, irritante, incazzato, magari qualche risata, ma senza peli sulla lingua, se per quello anche in testa. Mi sono messo via, come una cosa inutile. D'altra parte ce l'hanno detto. Noi persone del mondo dello spettacolo siamo superflui. Nonché drogati e puttanieri. Faccio l'attore. Ho sempre voluto fare quello, fin da bambino. E si vedeva. A 3 anni cantavo, recitavo, facevo le imitazioni. E la mia maestra delle elementari, una donna con un grande intuito, alla recita di Natale mi fece fare il sasso. Il sasso? Ma come cazzo si fa a far fare il sasso a un bambino? Una coperta grigia e sono stato fermo tutto il tempo. Il sasso? Oh, io proprio. Poi dice che uno bestemmia. Oggi parliamo di ecologia. L'ecologia è roba da ricchi. La gente compresa tra la povertà e la media borghesia non se la può permettere. Per noi al massimo c'è la differenza. Che ogni volta che la fai ti senti bene, perché credi di aver contribuito alla causa. Ma per essere ecologisti fino in fondo bisogna essere schifosamente ricchi. Fare la spesa ultra bio è roba che una famiglia media non si può permettere. Dell'auto elettrica non parliamone nemmeno. Io sono felicissimo che l'ottimo DiCaprio abbia avuto la sua svolta green e che abbia regalato tutte le sue Harley Davidson. Ma porca puttana, ma perché non sono mai nel posto giusto al momento giusto? Ah no, la marro. Ha regalato anche tutte le sue muscle car. E dai! E adesso gira solo su auto e moto elettriche. È il futuro. È un futuro che è precluso alla maggior parte delle persone. Ci stanno raccontando una storia. Una storia dove siamo tutti noi i responsabili dell'inquinamento del mondo. Dove tu, che hai un'auto diesel, sei più merda di tutti gli altri. Dove se hai una motocicletta potente, devi indossare una maglia per sfottere Greta Thunberg, perché il nemico è lei. Intanto, chi poteva risolvere davvero le cose, non lo ha fatto. Chi potrebbe davvero cambiare le sorti del pianeta, preferisce andare a carbone come nell'Ottocento. Ma i sensi di colpa li buttano addosso a me che giro in moto la domenica. Insieme a altri come me, che in settimana fanno lavori normali e la domenica giocano a Easy Rider. Per sentirsi un po' fuori legge. Ma secondo voi, qual è il mezzo più ecologico? Quali sono i vestiti, le moto, le macchine, i telefoni, le cucine, tutto ciò che possedete più ecologici? Ve lo dico io. Quelli che già possedete. Giura. Giuro. E vi do una dritta. Se per caso dovete cambiare, cercate qualcosa di usato. Questo è l'atteggiamento più green e più economico che vi potete permettere. Riutilizzare, riciclare, riparare. Riutilizzare, riciclare, riparare. Ma se tutti facessero così, calerebbero i consumi. È esattamente questo il fottuto punto. In nome del consumismo e del possesso di cose, abbiamo quasi ucciso il pianeta. E ora, in nome delle stesse cose, ci dicono che dobbiamo salvarlo. Qualcosa non torna. Salvare il pianeta comprando altre cose. L'ecologia è roba da ricchi. Chi fa veramente ecologia è chi compra qualcosa che ha già un vissuto. Ho capito, però così si perdono anche i posti di lavoro. Iniziate a pensare a tutti i posti di lavoro che si sono persi da quando compriamo invece di riparare. E comunque vivete sereni, che tanto, ogni volta che pensate di fare qualcosa per non far parte del gregge, andate solo ad aumentare il gregge di chi pensa di non far parte del gregge. Alla prossima. Io ogni tanto da qui esco, tipo per andare a fare gli spettacoli. Quindi vi ricordo, 29 gennaio, Teatro Q77, Torino. Mascherinona FFP2, licio gel sulle mani e Super Saiyan Green Pass. Ci vediamo. Sporco.